accanto a questo dato di 259 positivi c'è stato un incremento di ospedalizzazione di sole 4 unità. Se torniamo tutti con la memoria ad alcuni mesi fa, il numero dei tamponi erano bassissimi, il numero dei ricoveri per 10 volte. Allora probabilmente sta accadendo che la strategia messa in atto dalla Regione, così come da tutte le altre regioni italiane, dà i suoi frutti, perché si va a cercare il numero dei positivi il più possibile. Da qui a domani noi stiamo valutando anche un provvedimento, ma ne parlerà il Presidente della Regione, perché la scelta nella prima fase è stata puntare sull'isolamento volontario, penso a tutti quelli che venivano da fuori Sicilia e ai quali abbiamo chiesto lo sforzo di 14 giorni di quarantena e poi di un tampone. Per una fase che non vedrà un lockdown se non selettivo in alcune aree territoriali, come è già accaduto, la scelta della Regione sarà quella lì di fare quanto più è possibile ricorso a test diagnostici per isolare in anticipo, individuando i soggetti positivi quando sono asintomatici. I tempi di ospedalizzazione peraltro ci dicono che il dato medio di 5-6 giorni è significativamente più basso, così come la scelta di individuare aree a bassa intensità di cure si rivelerà alta per garantire un turnover ospedaliero. Il turnover ospedaliero e le aree a bassa intensità di cura ci consentono di fare girare il più possibile le presenze nei reparti. Abbiamo fatto una scelta consapevole di evitare qualsiasi lockdown sanitario. Mesi fa, quando è iniziata l'esperienza epidemica in tutta Italia, si è dovuti andare incontro al blocco dei ricoveri, al blocco delle visite ambulatoriali. Né la Sicilia né l'Italia si possono permettere di bloccare il sistema sanitario, perché i pazienti malati di Covid sono un numero significativo, ma molti di più sono i cittadini siciliani e italiani che necessitano di cure sanitarie. Noi non dobbiamo permetterci di guardare al presente senza avere uno sguardo proiettato sul futuro. È cambiato il sistema sanitario in tutto il mondo, sta cambiando in Italia. Se il governo nazionale ha fatto un decreto in cui si è posto il problema della riorganizzazione della rete ospedaliera sui territori, è perché l'esperienza della pandemia ci consegnerà un sistema sanitario molto diverso da quello che avevamo conosciuto. Questo significa anche che diventerà una occasione per lo sviluppo di tanti territori. Per noi in Sicilia diventerà anche l'occasione per parlare a quella parte del mondo che cerca sanità, che cerca benessere e lo cerca nelle stesse longitudini della nostra regione, ma in altri stati. Questo è una sfida di competitività che noi dobbiamo raccogliere, perché a un certo punto la pandemia passerà e noi non possiamo permetterci di contrattare i danni della mortificazione del nostro sistema imprenditoriale.